Resende, tecnico dell'Amatori, avvertiva comunque delle possibili insidie in questo incontro che sembrava o poteva essere anche facile sulla carta, invece la squadra ha risposto molto bene. Sì, sì, contentissimo. Abbiamo lavorato pesante questa settimana, qualche mancanza di velocità potrebbe arrivare, ma no, ho visto la squadra bene, un bel atteggiamento, concentrata a cercare di lavorare a quattro, transizione, anche sul rientro. Una partita che l'abbiamo risolto primo tempo, cosa che non abbiamo fatto settimana scorsa. Il secondo tempo abbiamo visto che non era così facile. Loro hanno fatto un bellissimo secondo tempo, hanno anche pareggiato su 2-2 sul secondo tempo, vuol dire che abbiamo fatto un bellissimo lavoro sul primo tempo. E queste partite veramente si devono chiudere, si devono rimanere. Dopo qualche mancanza di lucidità e qualità sul secondo tempo, sulle azioni, sulle tomate di decisione, anche sulle finalizzazioni, ma si sta. Sono contentissimo con la prestazione. Può essere considerato un test in vista di quella che dovrebbe essere la partita più importante dell'anno con il Porto? Che indicazioni ha dato? C'entra niente, zero. È una partita completamente diversa, è un contrasto completamente diverso. L'importante fu su questa partita, per quelli che erano obiettivi, abbiamo portato in pista movimenti, uscite. Allora, con Porto è un'altra realtà, sarà un altro contrasto, altre cose dobbiamo portare in partita. Se vogliamo cattiveria, intensità, velocità che abbiamo fatto oggi, servirà. Altre cose mi sembra che non saranno per quella partita, dobbiamo essere molto più precisi su determinati postamento, equilibrio offensivo, rientro difensivo, e avere la partita sempre in mano. Questo sarà veramente importante per sabato. Francesco De Rinaldis, bomber della serata in compagnia di Checco Compagno. Una partita che poteva nascondere delle insidie, ma che avete affrontato nel migliore dei modi. Diciamo che siamo entrati in pista con la giusta concentrazione e determinazione, visto che comunque abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, il nostro ritmo, e penso che anche lo dimostri il largo risultato, soprattutto nel primo tempo. C'è stato poi secondo me un po' di rilassamento nel secondo, forse magari per il risultato comunque già acquisito. È un peccato perché potevamo ancora continuare, non ovviamente per infierire, ma per cercare di aumentare sempre più i gol fatti, via, per le statistiche. Però va bene, penso che possiamo ritenerci soddisfatti. Noi penso che quest'anno non ci saranno partite semplici, che comunque sia tutti quelli che ci verranno ad affrontarci ce la metteranno sempre tutta, come se fosse sempre una finale. Quindi va bene così, dai, penso che siamo contenti del risultato, e adesso c'è subito a zerare e pensare alla prossima sfida, che è una delle sfide più importanti che ci attende. Checco Marchesini, un pezzo di storia dell'hockey, in pochi se lo ricordano, ma lui è il volto, l'allenatore che ha iniziato la stagione nell'80-81, l'anno del primo scudetto, è così? Siamo vicini a quella data, sì, in effetti, è stato il primo anno anche della mia esperienza, che da Bassano a metà campionato sono venuto a Lodi, è stata un'esperienza eccezionale, ho trovato una bella società, giocatori diligenti, va bene, abbiamo fatto un bel campionato. Ecco, poi c'è stato un episodio simpatico, la rottura e Marchesini lasciato all'Amatori. Ma io ho un carattere un po' particolare, diciamo, cioè, quell'anno lì è successo, ormai la squadra era già fatta, ben preparata, tutto quanto, in testa e via. È successo il fatto che una sera mi trovavo in pista, prima di entrare chiamo i ragazzi per andare in spogliatoio, e c'era Fantozzi Giancarlo, simpaticissimo, poi anche siamo in buonissimi rapporti. Va bene, e ho detto: aspetta un attimino, andiamo in spogliatoio che devo parlarvi. Ma lui: ma tu mi devi sempre parlare qua e là. Ho detto: sta attento, guarda, se metti un piede dentro in pista io me ne vado a casa. E lì c'era Brasca, che era il direttore sportivo, certo. Va bene, lì ho detto: vediamo cosa fa anche la dirigenza in questo caso, no? E lui zitto zitto ha messo un piede dentro nella pista, io ho preso la mia borsa, ho preso il treno e sono venuto a casa. Poi c'è stato lo scudetto, però uno scudetto che qualcuno le ha anche in parte riconosciuto. Ma diciamo sì, mi hanno riconosciuto il mio lavoro, io sono stato molto gratificato da parte della società, i quali mi hanno telefonato anche i ragazzi, eccetera, complimentandosi, eccetera. Io ho fatto il mio lavoro di allenatore.